Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video un po' più free ragazzi perché sono di nuovo in sede intanto oggi per qualche ora perché sto andando a fare l'ennesimo concerto con la mia band, sono in tour d'agosto, tutti lo sapete insomma, e quindi in ferie nell'ambito lavorativo ma con un occhio sempre al mercato. Lunedì faremo il punto della situazione. Faremo un'analisi grafica, un'analisi ciclica, ragazzi, per analizzare quello che sta succedendo, ma soprattutto quello che è successo nella settimana di Ferragosto, settimana infuocata sui mercati delle cripto, ma anche sui mercati hold, con scusatemi il termine, passatemi il termine, la pagliacciata della crisi di governo. E a quel punto cercheremo un po' di mettere, diciamo, carne al fuoco anche nuova, ci sono delle idee. Vi dico subito e vi aggiorno subito che ho fatto un'analisi di lungo periodo, di previsione di lungo periodo con un webinar registrato nella Trading On Academy, quindi nell'Academy Premium. Trovate il link in descrizione, ragazzi, se vi interessa questo tipo di attività. E, diciamo per trader professionisti intermedi, diciamo, ecco, chiamiamo così, che vogliono studiare, che vogliono apprendere sempre di più. Abbiamo fatto un webinar registrato dove parlo proprio di quello che è l'attuale momento di Bitcoin da un punto di vista di lungo periodo, da un punto di vista ciclico. È una mezz'oretta, cioè, insomma, ci sono delle informazioni estremamente preziose, le ritengo importanti. Lunedì cercherò di rendere partecipe anche il canale YouTube di alcune caratteristiche di queste analisi. Non è possibile fare un'analisi di quella portata perché ci vuole un'ora, ragazzi, quindi non è fattibile su un canale YouTube, però come sempre vi dirò la mia. Oggi facciamo un po' il punto della situazione su alcune cose, poi lunedì faremo l'analisi approfondita. Intanto un concetto che mi preme dirvi in questo video: i mercati, ragazzi, esagerano i movimenti, li esagerano sia da un punto di vista long sia da un punto di vista short. Perciò il concetto di fondo è quello: sterilizzare la vostra mente, sterilizzare il vostro approccio al trading in maniera tale da non subire le caratteristiche della volatilità di un mercato. Questo è il tema del video di oggi. Guarderemo anche un attimo il grafico di Bitcoin alla fine. Ma il tema è quello di rendervi immuni da questo concetto, da questa volatilità. Come si fa, ragazzi? Come si fa? Allora, quando voi vedete un'oscillazione di mercato un po' forsennato, sono manipolazioni, non sono manipolazioni, stanno facendo i balenotteri, ci sono quelli che devono entrare. Ok, va bene se parliamo di tutto ciò. Va bene se ne parliamo nelle chat, va bene nei canali Telegram, va bene se facciamo un'analisi generale per comprendere, a volte e chiacchierare, però ricordatevi sempre, ragazzi, che queste informazioni non devono mai, mai distogliere la vostra attenzione da quello che è il prezzo di mercato, perché il prezzo di mercato ha sempre ragione. Ok, ragazzi, trend is your friend. Ok? Non lo dimenticate, il prezzo ha sempre ragione. Dove va vuol dire che doveva andare. Ok, ragazzi, se poi recupera il giorno dopo o una settimana dopo, allora è speculazione, una manipolazione. La cosa c'è irrilevante, quello che noi ci interessa è il momentum attuale dei prezzi e dovete sterilizzare la vostra paura, la vostra oscillazione emotiva che si ha col mercato. Nel momento in cui andate a oscillare emotivamente col mercato, allora state incorrendo in un problema. In un problema. L'80% delle volte questo problema si risolve diminuendo il vostro investimento. State investendo troppo. Evidentemente, se subite le oscillazioni di mercato e a livello emotivo avete esposto troppo capitale al vostro trading e quindi dovete ridurlo emotivamente. Poi c'è un concetto tecnico, quindi questo è un punto di vista emotivo, ragazzi. Poi c'è un concetto tecnico: i mercati esagerano, ok? Esagerano su, esagerano giù, a volte soprattutto i mercati delle cripto. A quel punto cosa facciamo? Non seguiamo più il mercato, non facciamo trading, smetto, non smetto. No,
No, ragazzi, non è così. Dovete formarvi. Dobbiamo avere le idee chiare e capire una cosa. A volte i mercati esagerano, vanno su e giù, ma poi alla fine dove arrivano? Ok, stanno fermi, in sostanza questo è il concetto. Se voi subite le oscillazioni di mercato, cercate di andare, ok, trend is your friend, ma fino a un certo punto dovete andargli appresso al mercato, ragazzi, ok? A quel punto cosa fate? Tirate su il time frame. Se vedete che il mercato è confusionario, come in questi giorni, tirate su il time frame. È un consiglio spassionato, molto semplice, facile. Analizzate i time frame daily, poi spostatevi al weekly e dite che cosa sta succedendo. Assolutamente niente, perché quello che sta succedendo in questi giorni è che il mercato ha annullato i rialzi dei giorni precedenti, vero, ma non è entrato in trend ribassista. Ok, attenzione a questa differenza. Parlare di dire non va su non significa allora va giù. Ok, ragazzi, il trading non è una partita a chi vince, c'è anche la X famosa, ok? E molto spesso capita la X, cioè 0 a 0, palla al centro, ok? Viva Olly e Benji, chi se li ricorda, ragazzi, ok? Allora, voi dovete ragionare così, dovete avere il free volatility, ok? Dovete essere free volatility a livello emotivo. Guardiamo per esempio il grafico di questi giorni di Bitcoin, ragazzi, ok? Guardate cosa ha fatto qui. Stava tentando di andare su, ha impattato contro la trend line discendente, non ci supera questa fase, non chiude all'interno dell'area qui in mezzo, quindi sopra la famosa resistenza a 12.100, ormai è diventato uno spartiacque mondiale tra un trend rialzista e un trend in questo caso laterale, poi crolla, attenzione qui che insomma vedremo lunedì che questo probabilmente è una close mensile, ragazzi, anticipata e con dei cambi notevoli che insomma sono avvenuti con questo atteggiamento del mercato, ma vedremo in questi giorni se recupererà diciamo un po' di quota e poi decideremo su una serie di ipotesi, ma in sostanza poi il mercato cosa ha fatto, ragazzi? Ecco, cosa ha fatto? È ritornato dove? È ritornato sui prezzi dove era qualche giorno prima. Ok, sì, è un po' più basso, 10,3 invece dei soliti 10,7, 10,6, ma questo è quello che sta facendo. Adesso io vi metto una bellissima linea perché vi elimino le spike e vedete che il mercato, ragazzi, disegna un prezzo medio dalla 20 di giugno più o meno da qui. Questo prezzo medio è questa linea rossa che vedete qui, cioè 10.000 più o meno, un po' più giù di questa, ragazzi, questa è una resistenza, 10.700 dollari. Dov'è Bitcoin da 2 mesi, ragazzi? Dov'è il prezzo di equilibrio Bitcoin di 2 mesi? Per 2 mesi, 10.800 dollari. Ok, ragazzi, chi ce lo dice anche tra l'altro? Ve lo dice questa media mobile. Questa media mobile a 50 periodi ci dice che in questo momento Bitcoin ha 10.800 e il suo prezzo medio, perché la media mobile, ragazzi, ci dice esattamente questo. E il fatto stesso che la vedete schiacciata, per esempio, vedete come è schiacciata, vedete come si sta incrinando, sì, leggermente negativa qui, ma in sostanza si è appiattita. La media prima era rialzista, ora si è appiattita. Cosa indica? Indica che il mercato è laterale, quindi mi rifaccio ai miei vari video. Bitcoin da 2 mesi è su un prezzo di equilibrio tra 10.800 dollari, non si schioda, non va su, quando ci prova ritorna giù e quando va giù riprova su, non si muove, ma è in trend laterale di breve periodo. Quindi negli ultimi 2 mesi il mercato è entrato in trend laterale. E dov'è questo trend laterale? Una specie di triangolone gigante che è tra, vedete, questa fascia di supporto, che insomma nel mio video che ho fatto oggi in Academy, ragazzi, quello il webinar che vi dicevo, ho dato anche segnali su questo livello come ballerino, insomma bisogna starsi attenti, e poi questo discendente, questa curva discendente, vedete, che chiude in sostanza, ci chiude completamente, vedete, il triangolo che sta formando il mercato. Più si assottiglia il triangolo, più il mercato dovrà darci una decisione. La rottura, il breakout della trend line rialzista, ragazzi, e ribassista, quella che scendete qui, darà un segnale sicuramente rialzista, ma prendiamolo con le pinze, poi ci sarà modo, se succederà, di approfondire. Quindi iscrivetevi in caso al canale, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, così poi approfondiremo anche questa cosa se dovesse avvenire.
Mentre la rottura di questo livello di mercato poi sancirebbe un'uscita da questo trading range, quindi sarebbe sicuramente più pesante, estremamente più complessa da elaborare, diciamo, decidere. Ma quello che volevo farvi vedere oggi è esattamente questo: il mercato è fermo. E vi faccio vedere anche un'altra cosa a livello weekly. Mettiamo su un grafico weekly, lo vedete, diciamo, smussato, ragazzi, quindi un po', diciamo, porta fuori perché ci sono i disegni, ok? Però volevo farvi vedere il lato, ok? Questo lato, vedete la linea blu. La linea blu vi dice che il mercato non sta facendo niente. Ha fatto questo massimo, questo minimo, questo massimo, questo minimo. Sta qui in mezzo, ragazzi, ok? Sta qui tra 11 e 10 e 2, in sostanza sta intorno al suo prezzo medio, che è esattamente quello che vi ho detto prima, cioè 10 e 8 in questo momento. Quindi non vi fate prendere dal panico, non vi fate prendere dai movimenti di mercato che vengono enfatizzati come questi crolli. Si scende con l'ascensore sui mercati, non ve lo ricordate, non ve lo scordate, si sale con le scale, si scende con l'ascensore, e pulite la vostra mente, evitate errori emotivi. C'è la playlist su Trading On, il mio canale, vedetela, playlist bella da vedere, diciamo, sotto l'estate. E non vi fate influenzare dai movimenti emotivi del mercato, dalle spike. Guardate sempre e siate un po' più furbi anche di chi è dentro, ok? Ci vediamo lunedì con il video dell'analisi ciclica, l'analisi tecnica, vedremo un po' di livelli, un po' di cose. E vi auguro un buon weekend, weekend di Ferragosto, dovunque siate, divertitevi e ovviamente riposate. Ciao a tutti!